L'intervista la facciamo con la mascherina oggi perché il nostro ospite è un medico, chirurgo, è Rosaria Calabrese che però qua è in veste di medico soltanto per ordinarci la mascherina. Sì, solo per ordinarvi la mascherina perché sono convinta che la mascherina ci salverà oltre tutto il resto, quindi non lasciatela mai, per Per quanto favore. tempo ancora, dottore? Magari avessimo la sfera di cristallo, sarebbe una gioia. No, è inutile dare delle idee fasulle, non possiamo saperlo. Questa è una pandemia nuova per noi, quindi tutto quello che possiamo dire è dobbiamo Certo. affrontarla passo passo. Certo. Per fortuna però siamo stati bravi, abbiamo fatto rapidamente i vaccini, Beh, insomma, beh. insomma bravi, Cioè, beh, insomma, insomma bravi beh, così così. utilizziamo con cautela queste Nella definizioni. prima pandemia siamo stati bravissimi, Sì, poi ci siamo all'inizio persi, siamo assolutamente stati sì. meravigliosi, mi sono Sì, emozionata davvero, all'inizio veramente devo per come dire. siamo stati Certo, perché rigorosi. la paura fa 90. Brava, Avevamo giustamente paura. perfetto. Evidentemente oggi facciamo tutti capitani coraggiosi, per cui caschiamo veramente come un Forse è castello di nostro errore di carte, sentirci capitani coraggiosi. vabbè. E Se non lo siamo. imparassimo che non siamo per niente, non coraggiosi, ma capitani, Capitani. forse saremmo Ma più come? coraggiosi. Scusami, Rosaria, ma questo non è quel famoso atollo magico in cui sono tutti colonnelli e non c'è neanche un soldato? Se vi fa piacere pensarla così, pensatela così. Poi ci sarà sempre qualcosa sulla vostra strada, prima o poi, che vi farà capire che qui non siamo né colonnelli, né generali, né re, né imperatori. Siamo E speriamo soltanto che riusciamo a esseri capirlo. umani. E l'unica cosa, non mi pigliate per pazza, ma l'unica cosa che ci può salvare è soltanto stare bene uniti ed Non essere troppo per compatti. l'assembramento, sono virtualmente uniti. Non per forza dobbiamo stare uniti nel senso fisico, uniti significa uniti nella strada, nei percorsi, in quello che, non so, è utopia, ma va bene così, va bene Allora, tu anche oggi sei qui in un'altra veste e noi ne approfittiamo anche per dirti in bocca al lupo in questa veste. l'utopia. Sei la famosa consigliera di parità. Famosa, Ora, ma a prescindere che quando io sento parlare di parità, ovviamente ho la netta sensazione che la parità sia ancora utopia, perché finché noi, è il mio pensiero, ovviamente posso sbagliarmi, finché noi continueremo a sentire l'esigenza, il bisogno, la necessità di avere un ministero per le pari opportunità, di avere una consigliera di parità. Siamo stati assolutamente. fortunati, abbiamo avuto una consigliera di parità come te, ma questo non cambia il problema. Significa che finché avremo bisogno di tutte queste cose, la parità è solamente una parola. Ora, fra poco c'è l'8 marzo. Ogni volta che c'è l'8 marzo, in un primo momento mi viene da ridere, Urticaria. in un secondo momento mi arrabbio, in un terzo momento mi viene da piangere. A prescindere che è chiaro che è una giornata che io dedico soprattutto alla commemorazione delle persone che hanno pagato ingiustamente il loro essere donna, che vuole dire ancora tantissimo. Essere una donna, purtroppo, in negativo vuol dire ancora tantissimo. Ci sono paesi in cui si dà ancora, ahimè, per scontato che la donna sia un essere inferiore e di conseguenza una specie di scarica più o meno abusiva di tutti i bisogni del mondo, soprattutto, non mi piace dire del maschio, soprattutto dell'uomo. Sì. Quindi oggi tu sei, io so, conoscendoti un pochino, so con quanto entusiasmo tu hai accettato questo incarico e soprattutto con quanta dedizione lo porterai avanti. Però io spero, poi non parlo più, io spero che la tua maniera di portare avanti questa tua mission, perché è una Sì. mission che ci auguriamo non impossibile, ti prego, che non sia la solita cosa che vede le donne che puntano il dito al primo sospiro che si presume sia sessista. E mi fermo. Io ti ringrazio di questo audio perché tu sai quanto è pesante per me questo fardello, pesante però quanto entusiasmo c'è nel portarlo. Certo. Quindi ti ringrazio dell'augurio.
Sì, sono perfettamente d'accordo con te su tutto, sulla linea che hai nei confronti dell'8 marzo, perché sono stata un bel po' di tempo a pensare, ma come lo si può chiamare? A me non piace la festa dell'8 marzo, che altro termine? Poi mi è venuto commemorazione, perché poi effettivamente l'8 marzo è una data che ricorda un episodio negativo, no? Delle donne che bruciavano nel rogo della fabbrica, quindi certamente vuole dire molte cose. Però anche questa parola di commemorazione, sinceramente, forse all'inizio andava bene così, ma noi dobbiamo andare verso il futuro. Allora diamogli un nome e alla fine mi è venuto celebrazione. Dici, ma che è questa parola? Una parola celebrazione, celebriamolo questo giorno, perché comunque rappresenta le donne che hanno sofferto, che hanno pagato in vario modo con la vita, con... Ma tutti i giorni, non è che appartenga a un episodio del passato, a un'era del passato. Celebra quelle donne che hanno sofferto e hanno combattuto, ma che vuole anche festeggiare quelle che oggi combattono. Assolutamente sì. Cioè anche questo è il significato. Mi posso considerare festeggiata? Assolutamente, assolutamente. Quelle che oggi combattono, che devono dire, ma che non combattono per i diritti della donna, ma che combattono per i diritti del genere. Certo. Come l'altra volta ci siamo trovate a dire, io per genere ci metterei dentro anche i cani e le piante, certo. Però ci sono altre figure che si occupano di questo campo, di quest'ambito. Ma nel genere non ci sono solo le donne. Le donne sono quelle numericamente più numerose anche rispetto agli uomini. Queste sono statistiche, quindi certo. non soltanto, cioè proprio numericamente siamo certo. più numerose. Quindi numericamente siamo anche quelle che sono più di numero più alto quando ci sono altre problematiche, le prestazioni, eccetera, le discriminazioni, eccetera. Però noi dobbiamo portare avanti il discorso di genere, perché la discriminazione non ha sesso, e quindi noi dobbiamo cercare di essere quanto più presenti, ma presenti in tutte le categorie: le persone fragili, gli handicappati certo. che hanno delle difficoltà, le persone sessualmente discriminate. Certo. Cioè, noi dobbiamo vedere tutti i generi, tutte le situazioni di difficoltà, e dobbiamo cercare di dare a tutte queste persone la parità di diritti. Certo. Perché la violenza, come abbiamo già detto in un'altra occasione, non è sessuata. La violenza deve essere è una cosa brutta e asessuata. Quindi bisogna combattere la violenza. La violenza in sé è un ramo che fa parte della discriminazione, però la discriminazione non è solo la violenza. La discriminazione è tutto. Certo. Quindi si è trova comunque da un atto di violenza in sé, la discriminazione. Certo. È una certo. violenza. Certo, però adesso noi per violenza purtroppo posso dirla. Voi di tutto quello che vuoi. Cioè, non mi mettete le scarpine rosse quando fate gli articoli su di me. Ma io non lo so, però mi sono sognata mai di mettere. Perché non è, cioè, forse sono. Non voglio, per carità, non voglio fare polemiche. Forse sono state. Ti ricordo utili. Che sei tutta vestita di rosso oggi. Il rosso mi piace. Ma c'è pure le scarpe rosse. No, nere. No, ma mi piacciono le scarpe rosse, ma non mi piacciono come simbolo, tanto che. Ma non perché non mi, forse sono state importanti, ma non sono state determinanti, visto che i numeri dei femminicidi non sono calati. Quindi c'è qualcosa nel percorso che ancora non va, e quindi bisogna rivedere. Bisogna rivedersi, bisogna farsi degli esami. Allora è inutile che noi continuiamo ad usare certi stereotipi, perché a lungo andare gli stereotipi diventano inutili, non hanno più senso, non hanno più quell'impatto, quello che noi vogliamo dare. Alla fine diventano noiosi.
la scarpa rossa a me non mi fa più senso, forse. Senti, non credo che Appia Polis abbia messo mi interrogo. Però può essere capitato, cioè, perché non credo che Appia Polis abbia utilizzato questo simbolo parlando di te, ma non lo credo, non perché io lo sapessi, ma perché poteva capitare, ma non credo. Però stai tranquilla che noi la scarpa rossa, insomma, no? La scarpa rossa te la verremo a tirare in testa, te la verremo a tirare in testa, ma non... Se sbaglio sì, anzi, chiedo a tutti, il mio numero lo sanno tutti, è pubblicato dappertutto, quindi sono raggiungibilissima in tutti i modi, anche in presenza con le dovute cautele, tramite appuntamento. Quindi quando volete, finché ho gambe per camminare o finché ho voce per parlare, io sono a vostra disposizione. Ma pure se non ho voce non si può fare. Senti, siccome quando si arriva vicino all'8 marzo la gente si divide, maschi e femmine, si dividono sempre in due categorie nette. Una che dice, in genere maschile, che dice... No, maschile dice, ma voi festeggiate tutti i giorni, che te ne dà a festeggiare? Poi ci sono invece il lato femminile che dice, non abbiamo niente da festeggiare. Ovviamente entrambe le posizioni sono quelle che sono, non servono a niente, però ti danno una chiave di lettura su quello che ostinatamente non cambia. Ma io vorrei però... invitarti ad una riflessione che sicuramente tu avrai già fatto, ma ti invito a renderla pubblica, perché è una cosa che ci tocca da vicino, è una cosa che non può evidenziarsi in quello che faccio, perché io faccio la giornalista, di conseguenza diciamo che mi creo un osservatorio privilegiato, perché io la mattina cerco di leggere tutto quello che arriva dai siti, dai giornali, dal mondo, cerco di leggere per quello che posso un po' di cose, un po' di opinioni, un po' di tendenze, un po' di abitudini. E c'è una cosa che non mi piace per niente, e la posso dire solo a te che sei la mia consigliera di parità. È una cosa che non mi piace per niente, è una cosa che critico aspramente e che vorrei dire ancora di più e di peggio di quello che dico. E vorrei anche uscire da questa forma di, a volte penso, discrezione idiota, perché determinate persone non meritano neanche la discrezione idiota. Noi che ci sono le cosiddette donne impegnate, intellettualmente all'altezza, che appena c'è un sospiro che sia in odore di sessismo, cortei, hashtag, di tutto fino a rendersi ridicole, di tutto, perché poi va tutto bene finché non si cade in contraddizione. Però poi ci sono delle cose che succedono, degli insulti vaganti, anche devo dire pesanti proprio, sì, ma non pesanti al punto da creare proprio disgusto asessuato negli uomini e nelle donne, che se si rivestono, faccio un esempio per tutti, sulla Meloni va tutto bene, ogni tanto uno schizzetto, se si riversano su qualcun altro che non sia incidentalmente di quella parte politica che si aborre, ognuno ha le proprie idee e le proprie tendenze, allora succede il fine mondo. Io vorrei fare un esempio, non necessariamente la Meloni, che poi c'è stato anche chi ha detto lei non ha mai avuto scrupoli a parlare contro questo, ma non è una giustificazione, perché se tu mi insulti, non è che dipende dal mio stile restituirti l'insulto o ignorarti, però se tu mi insulti io non sono giustificata davanti a me stessa se ti insulto allo stesso modo. Anzi, io dico che se mi insultano, io onestamente ho pochi strumenti per essere all'altezza della risposta, perché se tu mi insulti io dovrei dirtene tre, cioè dovrei uscire vincitrice nella mia logica, no? Non ho gli strumenti. Francesca, no, ti faccio solo un esempio vicino a noi, proprio dell'altro ieri. La consigliera Santillo. Due esempi, la consigliera Santillo, che ha ricevuto, devo dire, solidarietà dal suo partito. E da me.
è da te, ma tu sei a parte adesso. Io parlo delle persone impegnate, delle persone che sono sempre pronte per scendere in piazza e con l'hashtag io sto con. La presidente dell'ASI, la dottoressa Raffaella Pignetti, non è entrata nei particolari, ma dalla denuncia che ha fatto si presume, senza sbrigliare la fantasia, che stia vivendo un momento di disagio estremo, perché ha ufficialmente denunciato, perché evidentemente non ne poteva più, una serie di cose di cui io non sono al corrente, ma visto, considerato il tono, considerato la sfumatura del discorso, in cui si capisce perfettamente che era proprio al top, insomma al termine della resistenza, si è decisa a denunciare. Ma io non ho letto una parola. Io non ho letto una parola, dico una, ed è una persona che comunque è conosciuta, voglio dire, perché è presidente dell'ASI, non una persona che abbia scritto: senti, va, mi dispiace, va, una pacca sulla spalla non la si nega a nessuno. Allora voi mi dovete fare capire, io dico alle donne come me, no, voi mi dovete fare capire, cosa volete fare da grandi? Vogliamo ricominciare a quando andavano loro, perché io non ci andavo? L'utero mio lo gestisco io non ci andavo perché lo sapevo che l'avrei gestito da solo l'utero, non vedevo l'utilità. Però quelle lotte e lo dico sempre sono questo. Sono servite per le leggi, per ottenere sì, leggi, perché sì. Ognuno ha una sua femminilità, sì. Però le lotte di chi ci ha preceduto... Siamo d'accordo, vuoi forse negare che ci sono stati degli eccessi? Gli eccessi comunque hanno... Allora, Francesco. Il discorso è questo. E che oggi il discorso non quadra, o non ce la vogliamo dire, ecco. Se mi lasci... No, basta, non parlo più. Non parlo più. È difficile, però ci proviamo. Allora, perché così noi possiamo andare avanti e fare una telenovela di Francesca, perché insomma è un argomento che ci sta talmente a cuore che ne potremo parlare per giorni e giorni. Assolutamente. Due cose, rispondo alla tua domanda sulle vessazioni, mi piace questo termine, vessazioni verso le donne, in questo caso verso queste due persone comunque conosciute della nostra provincia. Di estrazione politica diversa, sì, tra l'altro. Di estrazione politica diversa, però io voglio dire anche una cosa, cominciamo a superare dei paletti, anche la parola sessismo, cominciamo a superare. Questa è educazione, non è sessismo, perché quando tu le stesse parole, una donna, e non è la prima volta che succede, le rivolgi a un uomo, o un uomo a un altro uomo, perché non parliamo di sessismo? Questa è pura educazione civile. Assolutamente. Quindi la persona ineducata tu la trovi da qualsiasi parte. Assolutamente. Quindi anche questo abituarsi a... ci sono le istituzioni? Bene. Ricevo un torto? Bene. Denuncia. Basta. Cioè è inutile che anche su quello... Perdonami Francesca, lo so che ti vengo contro in questo... No, anche su questo argomento. Basta. Io non ho mai proibito a nessuno di venirmi contro. No, lo so, però educazione dirtelo. Certo. Cioè, anche in questo argomento basta dire sessismo quando l'offesa è solo nei confronti della donna. Sì, perché ma io la utilizzo apposta perché mi fa anche un po' schifo la parola. Brava. Cioè, quando invece poi ci sono delle cose terribili che io leggo contro gli uomini. E in quel sì, caso che gli vogliamo dare? Che termine vogliamo usare? No, verissimo, hai ragione. E quindi, allora, se noi fermiamoci un attimo. Perché adesso, altrimenti, ti ripeto, dobbiamo parlare per una vita. Prometto che non starò zitta, quindi mi sentirete parlare spesso. Due cose importanti. Per la violenza, innanzitutto io voglio fare un percorso nuovo. Per me è importante tenere presente che il mondo è cambiato, il nostro mondo è cambiato, e quindi chi può, e in questo caso io posso perché ho una posizione che me lo permette di fare, se non lo faccio sono carente,
chi può deve cambiare il linguaggio, deve cambiare strada, deve cambiare metodo, perché non è più il tempo passato. Quindi utilizzare i mezzi che di comunicazione più possibile, perché non possiamo più incontrarci al bar e certo, chiacchierare, quindi certo, non possiamo fare più quei bellissimi congressi, quelle bellissime, dobbiamo per forza usare i mezzi di comunicazione, i media e tutti i social possibili. Immaginate se vogliamo comunicare senza utilizzarli in maniera sbagliata, se vogliamo comunicare civilmente. Quindi prima di tutto cambiare i sistemi di comunicazione, cambiare molto sui percorsi, perché l'impressione mia è che da un po' siamo un po' fermi. Non parlo insomma di cose specifiche, parlo proprio in generale, perché come ho detto prima, se fossimo stati più attivi probabilmente certi numeri dovrebbero confermarci che siamo stati bravi, invece probabilmente non lo siamo stati, perché i numeri bene o male siamo sempre là. Certo. E allora questo è il primo impegno che io mi prendo, cercare tutti i modi di fare questa svolta, e in questo chiedo l'aiuto di tutti, veramente di tutti, soprattutto di voi giornalisti, che avete non solo il compito di divulgare quanto più è possibile quello che cercheremo di fare, perché siamo tante, cioè, ci sono tantissimi vicino a me. Anzi, a questo proposito io ho una consigliera sostituta bravissima, Marianna Moriello, che è di Cellole, e quindi a lei ho dato anche il compito un po' di vigilare sul litorale, che è una zona molto complessa, e sinceramente essere in due serve, perché la provincia è molto diversa nelle sue caratteristiche, quindi certo, lei la conosce bene quella zona, quindi sarà un ottimo appoggio, ed è una persona in gambissima con la quale collaboreremo, ma insieme a noi c'è un gruppo enorme. Adesso mi stanno aspettando al comune, perché c'è la consigliera alle pari opportunità, il CPO, il sindaco, i sindaci. E che vai a fare il comune? A presentare le due cose più importanti in questo momento. Prima di tutto abbiamo già presentato la rete che è stata creata in questo tempo di vacazio dalle tre sigle sindacali CGL, CISL e UIL, nella persona di Gaetanina Ricciardi, Rosa Glorioso e Teresa Marzano, avevano preparato questa rete contro la violenza di genere provinciale, alla quale rete poi mi è stata presentata nel momento in cui finalmente è arrivato il decreto da Roma, perché io dipendo dal Ministero del Lavoro, quindi la mia non è una carica politica, ci tengo a dirlo, perché ho partecipato a un bando e soprattutto non percepisco un euro, perché la consigliera di parità non percepisce nulla. Troverò il sistema, perché ci servono i fondi per fare questo lavoro, non possiamo progetti, dal punto di vista economico siamo proprio completamente tagliati, però si può fare tanto anche senza soldi. Io sono abituata al fatto associazionismo con i ragazzi da una vita, quindi sono abituata. Quindi avevano preparato le mie tre amiche questo protocollo che mi hanno presentato nel momento in cui finalmente sono diventata consigliera di parità ufficialmente, e l'abbiamo poi presentato, rivalutato e presentato sulla rete provinciale. Quindi questa è la prima cosa, un protocollo che serve a fare veramente rete. Infatti adesso sto andando a presentarlo ambito per ambito, siamo stati a Maddaloni, adesso Caserta, a presentarlo, poi dovrà passare in giunta, essere approvato, poi mi restituiranno la delibera, in modo tale che io agli atti terrò che ogni comune ha firmato un protocollo contro la violenza di genere. Bene. E quindi teoricamente si dovrebbe attenere a quel protocollo, dove ci sono un sacco di cose, poi magari una volta parleremo solo del protocollo, certo, e quello che dice il protocollo. Quindi prima di tutto questo. E poi chiudo con l'8 marzo. Che fare l'8 marzo? Farlo passare inosservato? No, abbiamo detto che comunque è un giorno che in qualche modo va celebrato. Certo. Siamo zona arancione, non ci possiamo muovere, non possiamo assemblarci, non possiamo fare niente,
mi è venuta questa idea. Ho chiesto all'assessorato all'agricoltura, che sta qui vicino dalle parti vostre, insomma, l'ufficio, se potevo accedere alle piantine dei vivai. Tutti possono accedere, vi do questa notizia, possono accedere tutti, gli enti possono accedere addirittura gratuitamente. Bene. Quindi abbiamo fatto richiesta attraverso la provincia, sempre per il problema, insomma, abbiamo fatto richiesta e ho chiesto 104 piccoli lecci, piccoli perché devono essere facilmente trasportabili. In questo poi ho chiesto sti lecci, però poi il problema era che cioè, non sapevo come andarmi a prendere da fare questi lecci per poi distribuirli a 104 comuni. E allora ho trovato gli angeli. Gli angeli, un mondo mi si è aperto, un mondo sempre meraviglioso, che già il nome è bellissimo. Protezione civile. Sì. È un nome fantastico. Già parlare di protezione civile, io non avevo avuto molti. Ma sono veramente perfettamente d'accordo con te. Ma veramente ho trovato un mondo, mi si è aperto un mondo. E allora loro si sono messi a disposizione, mi hanno... Ma loro si mettono a disposizione. Ma sono meravigliosi, sempre. Sono incredibili. E così abbiamo cominciato a lavorare sul territorio. Cioè io ho cominciato a lavorare sul territorio attraverso la protezione civile. Bene. Che mi ha spiegato gli ambiti, mi ha spiegato come si doveva muovere e quello, e stiamo ancora collaborando. Bene. Quindi la protezione civile sta ritirando questi 104 alberelli dal vivaio, li sta portando nei comuni capofila, che io c'ho qui una lista di tutti e 104 i comuni, e adesso anche divisi a secondo gli ambiti, quindi quando si vuole fare si può fare. Come no? Quindi, e quando si vuole è comunicare sempre una questione di volontà. Si può comunicare. Lo so bene. Quindi 104 divisi per ambiti, gli ambiti sono 10. Quindi divisi 10 ambiti, quindi la protezione civile di ogni comune capofila porta questi alberelli per ogni ambito nel comune capofila, gli altri poi ambiti vengono distribuiti. Gli altri andranno a ritirarlo. Che cosa faremo con questo alberello? Questo alberello l'8 marzo alle 11 tutti i comuni, 104 comuni della provincia, lo pianteranno contemporaneamente. Così saremo insieme anche se distanti. C'è una piazza? No, ogni comune poi si gestirà la cosa come la cosa vuole. Come vuole. Come vuole. Se ci riusciamo in itinere, dalla sala giunta della provincia faremo un collegamento su piattaforma, certo, con tutti i 104 comuni per un saluto del presidente della provincia e della consigliera di parità, che è anche un impegno. Quando si saluta non è solo un saluto, non è solo una passerella, non è uno struscio, un impegno. Guarda, sei appena arrivata e hai fatto già una cosa che gli altri in genere ci mettono un anno a prometterla e 10 a mantenerla. Quindi, non me lo dire, non me lo dire, ti prego, perché? Non me lo dire, perché effettivamente, però quando l'avrò portata a termine avrò... Scusa, io non ti devo dire quello che so, io so questo, che in genere sì, uno arriva e dice buongiorno, come sono felice e orgoglioso, e dopo 15 giorni dice vorrei fare questo, poi tanto passa un anno, un mese e ti sto dicendo, sei appena arrivata, sì, una cosa che gli altri ci mettono un mese a dire che faccio, la prometto, e poi 30 anni per mantenerla. Vabbè, poi con le elezioni bisogna aggiornare tutta su quello che c'è, la realtà. Scusa, no? Se sono un po' dissecratoria, ma insomma. Comunque, quindi poi questo collegamento, poi ogni comune si gestirà la cosa come vuole, perché comunque è inutile fare le prime donne. Bisogna dare a tutti lo spazio, altrimenti se fai molto una donna, vero, alla fine ti ritrovi vero. Non prima donna, unica donna. Ah, sola. È vero. Sola. Sì, sì, sì. Per cui devi fare squadra se vuoi, certo, fare qualcosa. Ma più grande è la squadra, però la devi anche saper guidare. Assolutamente. Anche quello è importante. Una piccola cosa e concludo, Francesca. E perché vuoi concludere? Perché devo andare a un appuntamento. Sei anche una che è puntuale. Cerco, sì, sempre. Vieni da Marte, adesso sei, no, appena hai visto la sonda, ti ci sei, no, messa su e sei ritornata. Questo è un altro punto che io porterò avanti. Devo ringraziare la mia famiglia, perché anche nel discorso varietà
parità e nel discorso educazione, tutto parte dalla famiglia. Certo. Quindi io devo ringraziare la mia famiglia per quello che mi ha dato, quindi le mie caratteristiche dipendono da loro. Certo. E dalle scuole evidentemente che ho frequentato. Assolutamente sì. E quindi ecco perché il discorso della la consigliera di parità tocca tantissime cose. Assolutamente. Se vuoi fare, puoi fare. Poi sarà molto, sarà poco. Altre volte che ho cercato di fare mi hanno tagliato le gambe, mi sono dovuta fermare. Questo capita a tutti, classi, me tranquilla. Sempre. Io me l'aspetto sempre, da un momento all'altro, quindi non, e sono serena perché non mi preoccupo più ormai. Però quella cosa e cerca di non essere troppo brava, perché nel momento in cui gli altri si accorgono che sei troppo brava è la fine. Pericolosa. È la fine, sì, ah, sì, boh, sì. Però se mentre loro sono distratti ancora a pensare, io riesco a fare solo un minimo, quel minimo resta. Io l'ho notato, resta, certo. Non lo perdi. Quindi comunque non bisogna neanche nascondersi dietro di te, ma mi attaccano, ma non me lo lasciano no, fare. No, no, assolutamente. Tu fai, no, fai tranquillamente, poi, devi rispondere alla tua coscienza. Prima o poi, ma anche quel minimo che fai è importante, anche quel minimo che fai nella tua famiglia è importante. Ma magari lo facessero tutti quel minimo. Tornando al discorso famiglia, quindi c'è tanto da dire, c'è tanto da fare, speriamo di poterlo fare. Ma tu c'hai anche un'altra, c'è anche un altro elemento della tua famiglia che potrebbe essere addirittura il simbolo per altro, cioè un beagle o mi sbaglio? Hai un cane beagle o mi sbaglio? Un meraviglioso beagle. È un beagle, quindi ho visto bene su Facebook. È un beagle che mi fa saltare un pochino il cervello, perché i beagle sono sono dispettosi. È una razza certo. Molto particolare. Però voglio dire, è anche una razza che è stata nel tempo molto utilizzata nella maniera peggiore. Quindi voglio dire, io sono contro la vivisezione, questo penso che ormai l'abbiano capito tutti, non sono soltanto un animale, si cambia, perché le donne devono avere anche il coraggio di dirlo, nella vita si cambia. Assolutamente. Diventare vegani, io non sono vegana, diventare vegani credo che sia la fine di un percorso dell'anima, perché è un fatto di testa essere vegani, credo. Certo, uno arriva dopo una serie di riflessioni. Perché molto spesso io ti dico, non ho alcuna remora né vergogna a dirlo, perché io non posso rinnegare quello che sono stata, no, ovviamente. A me le pellicce sono sempre piaciute. Io non riesco a mettermi una pelliccia. No. Ecco, allora, io ce l'ho perché, e a volte mi interrogo e mi chiedo, ma c'è qualcosa nella nostra personalità che a un certo punto o si disfa o si sgretola, e tu quasi inavvertitamente ti accorgi che qualcosa non solo ha perso valore, ma qualcosa ti ha fatto diventare addirittura il contrario di te stessa. Io ho amato moltissimo le pellicce, perché mi piace proprio la pelliccia. Io non posso pensare alle mie pellicce, perché prima di tutto mi vergogno come una ladra, ma mi vergogno per non avere pensato tutte le volte che le ho indossate di che cosa erano fatte realmente. E allora ecco perché oggi, quando io dico, anche scrivo delle cose che possono apparire esagerate, sono tutte accuse verso me stessa. Non vorrei che qualcuno si offendesse. Se tu dici, io domani indosso un visone selvaggio, eccetera, eccetera, che ci vogliono magari 50 bestioline per fare... Io non per questo io non vengo a mangiarmi la pizza con te, non ti frequento, ma ci mancherebbe altro. Tutto quello che io dico contro, la gente deve anche sapere che io lo dico contro quello che io sono stata. Alla fine... Perché io ho attraversato una cosa e ti posso garantire in maniera veramente... Allora, se sono stata colpevole, sono stata colpevole di inconsapevolezza, però io continuo a interrogarmi, perché una spiegazione reale forse non c'è sui cambiamenti. Penso che sia lo stesso percorso che abbia fatto, che faccia il vegano, che a un certo punto non riesce a mangiare. Io questo problema non ce l'ho, perché mangio verdura per salute e non perché è chiaro che ti capita di mangiare il prosciutto perché o sei vegana o non sei vegana. Certo. Però io vorrei che le donne soprattutto,
che quando ci si mettono possono essere veramente delle marziane in senso buono, che considerassero tante cose, non una sola, che veramente riuscissero a dimostrare, non per forza marcare le differenze, perché io non sono quella che marca le differenze, io parto dal merito. Se tu sei brava, hai il dovere di combattere per dimostrarlo. E chi vuole combattere con te, se perde, se ne deve andare. E se perdiamo noi, ce ne andiamo noi, certo, in perfetta serenità. Quindi tu sei forse la persona adatta a portare avanti un discorso del genere. Francesca, io penso che due sono le caratteristiche alle quali dovremmo tendere tutti, a secondo di quelli che sono i nostri ruoli, piccoli o grandi. L'educazione e la coerenza. Certo. L'educazione e la misura, la prima cosa. L'educazione e la coerenza. Se noi riuscissimo a portare avanti, ma già per noi stessi, questi obiettivi, saremmo non una civiltà, ma una civiltà superiore. E un'ultima cosa voglio dire, poi chiudiamo, perché volevo dire alle frazioni, che io amo, perché tu sai che abito in una frazione di Caserta. Ma le frazioni sono bellissime, tra l'altro. Lo so, tra l'altro. Infatti sono meravigliose. Tra l'altro. È stata scelta, non mi ci trovo per caso, è stata proprio scelta. E per le frazioni ho fatto un'eccezione, mi sono scusata con tutti gli altri comuni per aver fatto questa eccezione, e quindi le frazioni di Caserta avranno anche la loro piantina in leccio, ecco, che io consegnerò, sì, che io però adesso proporrò al sindaco di affidare alla consigliera di parità e al comitato, affinché non ci siano poi... Insomma, sempre Lecce, sempre Lecce. Sempre. Ma tu lo sai perché ho scelto il Lecce? No, dimmi. Dillo. Perché il Lecce ha un significato particolare. Il significato è una quercia. Il significato proprio del Lecce, che è una quercia sempre verde ed ha una resistenza enorme. Quindi il Lecce ha il significato di forza. Non solo, ma cosa che nessuno ci fa caso, pochissimi sanno, purtroppo, nel simbolo della nostra Repubblica ci sono due ramoscelli. Uno è il ramoscello d'olivo e l'altro è il ramoscello di Lecce. Di Lecce. Quindi pace la e forza. Forza delle donne e la pace. In questo caso delle donne, per raggiungere la pace. Quindi, quindi non a caso hai scelto il Lecce. Sì. Poi è una pianta resistente, quindi può stare in tutti gli ambienti, la provincia di Caserta va dal mare alle montagne più alte, quindi è una pianta che tranquillamente può vivere a tutte le latitudini. Io ti posso, siccome cioè, chi ci conosce sa che uno non prepara mai niente prima, ti posso chiedere una cosa, dimmi. Mi permetto di farlo perché credo, ho la presunzione di rappresentare un po' di gente chiedendoti questa cosa. Non pensi che sia il caso di recuperare dalla coscienza di tutti e soprattutto dal decoro e dalla dignità di tutti il ricordo di una persona che è morta per questa città? E lo dico perché sono stata testimone oculare, e che si chiama Mina Bernieri. Ci ho pensato tanto, lo sai. Sai perché ti dico questo? Perché Mina Bernieri mi ha telefonato e ha detto: io sono io che ti chiedo di intervistarmi, e piangeva. Piccola, capisco. Sono io che ti chiedo di intervistarmi. Più che doverlo a lei, che ormai insomma non c'è più, e quindi, ma questa città ha bisogno ancora di lei, come esempio. Certo. Certo. Come figura di riferimento, quindi bisogna ricordarsela. Certo. E faremo bene ogni tanto a ricordarci le persone come lei. Allora l'8 marzo è dedicato anche a lei. Francesca, fammi andare con calma. No, perché... per carità, stai già correndo, ci mancherebbe. Perché veramente rischio poi di dire e di dimenticare poi magari altre cose. E allora cose. Facciamo una cosa, creiamo un appuntamento fisso ogni 2 mesi? Vedremo se...
Magari, magari. E così anche tu vieni qua a confessarti. Se non con me, anche con le altre figure sul territorio che sono importanti. Sì, quello poi lo lascio decidere a te. Poi vediamo, perché no? Non ho preferenze. No, siamo aperti.